È stato consegnato all'OCRI nell'ambito di una cerimonia il servizio di progettazione dell'intervento di ristrutturazione e messa a norma del padiglione denominato Greca del Presidio Ospedaliero Cittadino. L'intervento di oltre 14 milioni di euro prevede l'adeguamento strutturale, tecnologico e funzionale del plesso ospedaliero, nonché l'acquisizione di un'adeguata dotazione tecnologica dello stesso. La giornata di oggi è dedicata alla consegna del servizio di progettazione del progetto di ristrutturazione del presidio ospedaliero di Locri. È un momento importante, diamo il via ad un'attività progettuale che riguarda il plesso della Greca, dell'ospedale di Locri, che è da inquadrare nell'ottica molto ampia di intervento per il potenziamento dei servizi sanitari che la Regione Calabria sta ponendo in essere attraverso due DCA recentissimi del commissario ad acta per il piano di rientro per quanto riguarda la riorganizzazione sia della rete territoriale che della rete ospedaliera. Un intervento molto atteso, diciamo, si è riattivato un percorso che era ormai fermo da anni. L'azienda ha fatto la sua parte consegnando le richieste ai progettisti, loro hanno fatto, la regione ha fatto il grande lavoro per quello che riguarda tutto il percorso amministrativo a sostegno e che penso oggi ci racconteranno anche, e ci aspettiamo che finalmente queste risorse vengano utilizzate. Un momento importante per questo ospedale che ha tanto sofferto, un segnale da parte della politica, un segnale positivo. Il Presidente Occhiuto ha detto che avremmo appaltato la progettazione dell'ospedale di Locri, i famosi 15 milioni di euro che negli anni erano scomparsi, e la dimostrazione invece che davanti all'impegno, davanti alla serietà, le cose si possono fare. Siamo oggi qui in questo momento importante per la consegna della progettazione, auspichiamo che entro pochi mesi venga realizzata, per come ci diranno anche i tecnici, la progettazione definitiva e poi quella esecutiva, in modo tale da poter iniziare finalmente i lavori della ristrutturazione di parte di questo importante ospedale per questo territorio da qui ad un anno.